nella salve. Salve, piacere. Buonasera. Qua siamo nella centrale operativa di combattimento e quindi da qua. In questa centrale siamo solitamente in navigazione in ruolo. Buonasera. Grazie, sono orgoglioso della mia nuova divisa, sono onorata di essere qui con voi, di essere a bordo di una carabiniera, di una eccellenza, di un bando delle forze armate, di un gioiello di tecnologia, di innovazione e di modernità. Però penso anche che i mezzi militari, la tecnologia, l'innovazione siano strumenti. Il fine rimane la difesa dell'interesse nazionale italiano, il fine rimane la nostra credibilità nel mondo e quelli camminano sulle vostre gambe. Prima che su qualsiasi strumento che la nostra intelligenza può immaginare, le nostre mani possono costruire, c'è la vostra professionalità, c'è la vostra motivazione, ci sono i vostri sacrifici. Voi avete scelto di fare un lavoro che vi comporta molti sacrifici, perché non è un lavoro. Quei sacrifici si fanno solamente quando c'è una motivazione sufficiente a rinunciare a tanto, a volte a tutto. Siete molto liberi, molto meno liberi nella gestione delle vostre esistenze di quanto lo siano moltissimi altri. Eppure siete più liberi di tutti gli altri. Dirò a voi quello che ho detto anche in Iraq quando sono andato a trovare il nostro contingente militare. Gustav Tiboni, il filosofo Gustav Tiboni, dice: l'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da niente e da nessuno. È libero nella misura in cui dipende da ciò che ama, ed è schiavo nella misura in cui dipende da ciò che non può amare. Voi dipendete da quello che amate. Per questo, nonostante diciamo i tanti sacrifici che fate, voi dimostrate cosa sia la libertà e voi rendete la vostra nazione più libera. Allora provate a dire di grazie perché è consapevole delle scelte che avete fatto e delle ragioni per le quali avete fatto quelle scelte. Noi le chiamiamo missioni per questo. Ammiraglio, c'è una differenza tra una missione e un compito. Qual è? La differenza tra un compito e una missione è il valore profondo, intrinseco, che si dà a quell'incarico. Credo che questo valga la pena di ricordarlo, valga la pena di esaltarlo, e valga la pena anche di avere l'umiltà per chi guida una nazione, di non mancare mai di dire grazie, perché se l'Italia è la nazione ricercata, se l'Italia è la nazione credibile, se l'Italia è la nazione forte, che il mondo riconosce soprattutto grazie al vostro sacrificio, alla vostra professionalità, alla vostra umanità, alla vostra testa alta. E quindi il governo, io per primo, ovviamente ringrazio l'ammiraglio, ringrazio il comandante, ringrazio tutto l'equipaggio, particolarmente per quello che qui state facendo nel Mediterraneo, perché nel Mediterraneo, l'operazione Mediterraneo Sicuro, nel Mediterraneo viaggia la stragrande maggioranza dei nostri interessi nazionali. Questo per noi è un territorio cruciale e particolarmente io, in rappresentanza dell'attuale governo italiano, credo che il lavoro che state facendo sia estremamente strategico, perché noi, come avete visto, stiamo tornando a proiettare prioritariamente l'Italia nel Mediterraneo per i suoi interessi strategici. Ma se non ci fosse il vostro lavoro di pattugliamento, di lotta ai traffici illegali, di difesa, di monitoraggio delle infrastrutture strategiche, di un lavoro a 360 gradi fondamentale, noi non avremmo le precondizioni per fare il lavoro che dobbiamo fare. Quindi il grosso del lavoro lo fate voi. E noi alla fine cerchiamo, diciamo, di unire quello che manca e di fare la nostra parte. Allora grazie a nome della vostra patria, della patria che rappresentate
e che tanto amate, grazie da parte di tutti gli italiani, a voi, alle vostre famiglie, alle persone che vogliono bene, che con voi devono sacrificare qualcosa e devono rinunciare a qualcosa, per qualcosa che non ha più in mente. Per voi, per me e per tanti di noi è molto molto grande. Grazie e buon lavoro. Grazie.